Giacomo Sentini, mancano due soli giorni all'ultima partita della stagione, è un modo per entrare in scena più clamoroso forse non si poteva immaginare. Tu credi nel destino? Guarda, è veramente un'eventualità, una casualità incredibile. È chiaro che insomma, mi ero preparato a dover giocare partite importanti, perché comunque accettando questo ruolo avevo messo in preventivo che sarebbe potuto capitare. È chiaro che la partita più importante della stagione dentro o fuori è dura. Io nel destino, non so se proprio credo nel destino, ma credo che la vita ci presenti delle sfide, a volte brutte, a volte più belle, a volte cariche di tensione, a volte meno, e niente, bisogna cercare di avere la forza e il coraggio di affrontarle meglio che si può. Qualche giorno fa giustamente dicevi: ma io ho vinto delle sfide anche più importanti di questa. Beh sì, è ovvio che non sono paragonabili, questa è una sfida sportiva, quindi qua non si parla di paura vera. La paura vera purtroppo io l'ho provata e non è questa. Queste sono tensioni anche piacevoli, c'è ansia, soprattutto se la vogliamo chiamare ansia, soprattutto legata a un desiderio, no? C'è un grande desiderio che le cose vadano in un certo modo, per cui c'è quella attesa lì, però sono cose che noi giocatori dobbiamo essere bravi a gestire. Hai visto tante partite da bordo campo anche in questa serie di finale, questo ti può aver aiutato a leggere quello che succede in campo? Beh, la verità è che comunque io, pur non giocando, ho sempre studiato con Rafa la nostra distribuzione. È chiaro che io sono un giocatore differente, quindi io adatterò di più la distribuzione alle mie caratteristiche e ovviamente non quelle di Rafa, però ho sempre studiato il loro muro e anche l'ho guardato sempre da fuori, così. Quindi sì, certo, di sicuro non è che arrivo e non so con chi giochiamo, io so perfettamente quello che loro fanno. È una partita che secondo te seguirà come le altre il copione che vuole chi gioca in casa nettamente favorito, o una partita che invece sfuggirà a questo copione? Io penso che sfuggirà a questo copione, perché è una grande chance per entrambe. E tutti arriveremo qua domenica con la voglia di mettere in campo tutto quello che abbiamo per giocarci questa grande opportunità. Quindi io penso che sicuramente il fatto di giocare qua per noi sia una grande carica, un grande stimolo, perché il pubblico l'abbiamo visto mille volte quanto ci spinge. E se riusciremo a far tesoro di questa cosa, forse potremmo avere qualcosa in più di loro. Pubblico che vi darà una grande spinta. E cosa ti ha stupito di Piacenza in particolare? La loro forza agonistica, diciamo, la loro forza anche di riprendersi da due KO che gli avevamo inflitto qui. Secondo me, soprattutto il terzo in gara 3, veramente in maniera tosta, e loro in pochi giorni sono riusciti a raccimolare le energie nervose per rimetterci veramente sotto la domenica dopo. Quindi è una squadra sicuramente di grande carattere che noi dovremo affrontare sotto quel punto di vista, prima che su qualsiasi altra cosa tattica o tecnica. Con Rafael dicevi vi parlate spesso, succederà secondo te anche in questa partita? Senza dubbio, io gli ho chiesto di starmi vicino in questa settimana e di farlo anche durante la partita, e lui lo dava già per scontato, quindi ci siamo trovati perfettamente d'accordo, e quindi penso che noi decideremo insieme la tattica da gestire e lui mi darà una mano concreta in campo domenica. A quale potrebbe assomigliare di più delle finali scudetto che hai già giocato questa? Almeno le due che hai giocato da protagonista. Sì, diciamo sicuramente a quella di Macerata, quella che giocammo a Pesaro, una sorta di V-Day in gara 5 contro Treviso. Fu una partita dentro fuori, con grande pubblico, con grande attesa, quindi la paragono di più a quella. Però ovviamente quest'anno ha dei temi completamente differenti, perché lì io ero padrone della mia formazione da inizio anno, avevamo già conquistato dei trofei insieme, quindi era tutta un'altra cosa. Adesso io qui devo gestire una squadra che non sono abituato a gestire, quindi ci sono delle altre complicazioni.